Ciao e benvenuta o benvenuto su Respiramondo. Oggi voglio raccontarti come ho fatto a fare un viaggio al mese per un anno. Prima però ti ricordo, se ti piacciono gli argomenti come il viaggio, la crescita personale e i cambiamenti, di seguirmi. La cosa che ho capito grazie a questo anno di viaggio è sicuramente che a volte bisogna semplicemente avere in testa cosa desideriamo e passare all'azione. L'azione è la cosa più importante. Al come ci arriveremo ci pensa l'universo e la vita, chiamatela un po' come volete. Quindi partiamo e torniamo indietro nel tempo a dicembre 2021, quando durante un percorso di coaching, appunto la mia coach mi dice: ok, questi sono i tuoi buoni propositi, trasformiamoli in obiettivi e dimmi qual è la prima azione. I miei buoni propositi era appunto quello di fare un viaggio al mese per tutto il 2022, quindi almeno 12 viaggi. La prima azione che ho intrapreso è stata quella di prenotare un viaggio. A febbraio 2022 sarei partita da sola per Lisbona. Ma partiamo dall'inizio, quindi gennaio 2022 succede che casualmente una delle aziende per cui collaboro online organizza un evento di 3 giorni tra Lussemburgo e Germania. Quindi io decido ovviamente di partecipare e parto per 3 giorni tra Lussemburgo e Germania in pullman. È stato un po' come tornare bambina quando andavamo in gita col pullman e dato che una delle cose che più amo dei viaggi è proprio quella di condividere, conoscere persone nuove, confrontarmi, parlare, raccontarsi e sentire le storie degli altri, per me è stato bellissimo. Arriviamo a febbraio, quindi al secondo viaggio, che è un viaggio in solitaria. Finalmente torno a viaggiare in solitaria, che è una cosa che amo e tra parentesi consiglio davvero a tutti, se non sei mai partito da solo, parti, perché è veramente un'esperienza diversa che ti permette di conoscere molte più persone, di fare esperienze che altrimenti non faresti. Non ti nego che prima di una partenza in solitaria, di ogni partenza in solitaria, le paure, le insicurezze sono sempre le stesse. Quindi non avrò prenotato troppi giorni, ma se poi non conosco nessuno, se starò da sola, se mi annoio, cioè sono cose normalissime, poi ogni volta in realtà si rivela un'avventura. Parto quindi da sola per questi 10 giorni a Lisbona e grazie a un'applicazione scopro che proprio la sera del mio arrivo ci sarà un aperitivo dedicato a viaggiatori. Prima di prenotare la mia partecipazione a questo evento, ci penso e ci ripenso, io non so benissimo l'inglese, solitamente mi arrangio. Anche se non sembra, sono molto timida, mi vergogno e quindi dico: no, vabbè, non vado. Poi in realtà però la cosa bella dei viaggi è che tu sai che se fai figuracce, se qualcosa dovesse andare storto, tu quelle persone non le rivedrai più, in quel posto non ci tornerai e quindi fai tutto molto più a cuore leggero e molto più semplice lasciarsi andare quando sei in viaggio. Quindi dopo esserci stata lì a riflettere un pochettino, ho deciso di superare tutti i miei dubbi, le mie paure, le mie insicurezze e di andare a partecipare a questo evento. Non ti nego che quando sono entrata ero molto in imbarazzo, anche perché quando sono arrivata mi sono trovata davanti ad un tavolo di circa una ventina di ragazzi e ragazze tra i 20 e i 40 anni, da tutto il mondo, quindi parlavano inglese. Parlavano in inglese anche whisky. Vuole parlare anche lui? Parlavano in inglese anche molto veloce, quindi io facevo fatica a capire. Per fortuna c'è stato un ragazzo tedesco che cercava di tradurmi, di parlare un po' più lentamente, mi ha reso tutto più facile. Dopodiché è arrivata anche un'altra ragazza italiana che vive a Monte Carlo e con cui poi ho legato tantissimo. Un'altra cosa che ho imparato viaggiando è che chi viaggia ha una mentalità molto più aperta, vanno a cadere molti pregiudizi, molti giudizi, quindi ti senti libero. Se sei stonato, canti, se sei scoordinato, balli. Ho passato una delle serate più belle in assoluto, tutti che cantavano, ballavano, era come se ci conoscessimo veramente da sempre. E ovviamente ci siamo passati il contatto e i giorni dopo
ci siamo incontrati e abbiamo fatto molte cose tutti insieme. Quindi in realtà il mio viaggio in solitaria sin dalla prima sera è diventato un viaggio con dei compagni di viaggio nuovi da scoprire, da conoscere, con un sacco di cose da insegnarmi. Nei giorni a seguire, grazie anche a altre applicazioni, ad altri gruppi, ai posti, agli eventi che si frequentavano, abbiamo conosciuto anche altre persone e quindi poi il gruppo si è allargato sempre di più. Passo questi giorni quindi in compagnia e portandomi a casa tantissimi nuovi amici, tantissimi nuovi contatti, persone abituate a viaggiare, persone molto simili a me, persone con storie da raccontarti. Arriviamo però al terzo mese, quindi a marzo. Marzo è stato un po' un mese dedicato alla famiglia, nel senso che io per metà sono siciliana. Purtroppo, no, non sono così fortunata da avere la famiglia al mare, perché i miei nonni e miei zii abitano esattamente al centro della Sicilia, in mezzo alle campagne, che è comunque un posto molto molto bello, ma lontano dal mare. Quindi in marzo vado a trovare loro, sto con la mia famiglia e mi godo un po' quello che è il relax, la pace della natura, una Sicilia verde, una Sicilia, un viaggio fatto di relax, di affetti. Aprile è il mese del mio compleanno e mi viene regalato, giustamente per una viaggiatrice come me, il regalo migliore che si possa fare, un viaggio. Un viaggio, un weekend di 2 giorni in Toscana. Io adoro la Toscana e questa volta mi portano in un posto dove non ero mai stata, a Marina di Castagneto. E dato che io dove c'è il mare sono in pace come stessa e felicissima, è stato un weekend molto bello perché avevamo questo hotel con balconata direttamente in spiaggia e quindi ci si addormentava e ci si svegliava col rumore del mare. Uno spettacolo. Sempre ad aprile, ma a fine aprile, invece vado a trovare Davide nelle Marche. Davide è un ragazzo che ho conosciuto sempre a Lisbona e che mi dice appunto: vieni, ti ospito. La cosa bella che ho conosciuto viaggiando è proprio questa fiducia nelle persone. Io mi rendo conto di quanto nella vita tutti i giorni non ci sia questa cosa del ti ospito, vieni, del fidarsi così, cioè ho conosciuto una persona in viaggio, l'ho vissuta per un brevissimo periodo, ti apro le porte di casa mia. E non c'è malizia, non c'è un secondo fine, attenta, ma perché? No. Cioè è proprio il piacere di trovare, condividere del tempo con una persona che ha qualcosa da raccontarti, che con cui condividi la stessa passione, e quindi è veramente una cosa che mi ha dato il viaggio. Quindi insomma ho la fortuna di avere Davide che mi ospita e mi fa vedere tutto quello che c'è di più bello da vedere lì vicino a casa sua, Marotta ad esempio è famosa per i mosaici, siamo andate a Urbino che è bellissima, tutta la riviera del Conero, Senigallia. A proposito, ci sono argomenti che vi possono interessare, sul blog vi lascio il link, avete tutto gli articoli per ogni viaggio, i consigli di cosa vedere a Sintra, a Lisbona, nelle Marche in 3 giorni, quindi se volete andate a leggere. Tornando a noi, faccio questi 4 giorni bellissimi e poi ovviamente Davide verrà da me a Milano e faremo un giro di Milano molto particolare per andare a vedere quanto più possibile a piedi in un giorno. A maggio invece vado con la mia migliore amica a Torino, quindi prendiamo un B&B, un'offerta, e vado a ricongiungermi con mio cugino che vive lì, vado a trovare una coppia conosciuta a Lisbona con cui sono rimasta in buonissimi rapporti, con cui ci sentiamo spesso, con cui abbiamo fatto amicizia, e passiamo una serata tutti insieme. Andiamo a mangiare insieme, facciamo aperitivo, quindi questo è proprio il bello del viaggio, avere e trovare contatti che poi ci portano a fare altri viaggi. Oltre a loro ritrovo per caso dei ragazzi conosciuti circa 20 anni fa quando andavo in vacanza in Puglia a Rodi Garganico e siamo riusciti a fare una serata tutti insieme, cioè questa cosa è veramente bellissima. E quella sera siamo stati in un locale dove abbiamo conosciuto altra gente, abbiamo passato la serata con un gruppo di persone mai visto prima a ridere, scherzare e divertirsi. Sempre per quanto riguarda la storia del cogliere quante più opportunità l'universo ci mette davanti,
A giugno partecipo ad un retreat di yoga e crescita personale. Io yoga non l'avevo mai fatto, organizzato dalla coach con cui stavo facendo il percorso appunto di crescita. Vado in Sicilia, questo retreat per 5 giorni, e anche qui condivido questi 5 giorni con delle persone fantastiche, delle ragazze fantastiche. C'è Andrea, un ragazzo che vive a Parigi, c'è chi vive a Londra, c'è chi vive in Piemonte, e questa cosa mi dà la possibilità appunto di fare nuovi contatti. Ma l'esperienza in Sicilia di giugno non si esaurisce con il retreat. Infatti entro in contatto con questo ragazzo che sta girando l'Italia con un van, il van più piccolo al mondo, e decido di buttare il biglietto di rientro, fermarmi 3 giorni in più, fare l'esperienza del van. Quindi faccio questi 3 giorni di van life, svegliandomi sul mare, con i rumori della natura, vedendo cieli stellati incredibili, posti, dormire in posti incredibili, abituarmi proprio a stare senza trucco, senza spazzola, senza pettine, una vita che per me era quasi impensabile. E mi rendo conto, e qui c'è stato un grosso cambiamento dentro di me, di come tante cose che sembrano fondamentali nella vita di tutti i giorni in realtà non lo sono, e di come si può essere veramente felici a contatto della natura, veramente felici con poco, con momenti di condivisione, con lo spettacolo del tramonto, dell'alba, del cielo stellato, della luna piena. Ma non finisce qui. Non finiscono qui i viaggi di giugno, e infatti a fine giugno vado a Monte Carlo a trovare Verena. Verena è la ragazza che avevo conosciuto a Lisbona, che appunto vive a Monte Carlo. Quindi mi ospita 4 giorni e mi fa vedere anche lei quante più cose possibili, perché alla fine vedere un posto con una persona che ci vive è tutto diverso. Quindi mi fa vedere, andiamo al mare in Costa Azzurra, andiamo una sera a Sanremo, mi fa vedere Monte Carlo, il casinò, il parco, un sacco di cose. E tra l'altro lei ha questa casa bellissima che affaccia proprio sul, con la vista sul mare, sul casinò, e io non avrei mai potuto farlo se non mi fossi aperta a una persona in viaggio, se non mi fossi fidata, e lei non si fosse fidata di me aprendomi anche le porte di casa sua. La cosa bella poi di quando conosci una persona che è abituata a viaggiare ed è abituata a viaggiare da sola, che anche quando condividi il tempo insieme ognuno riesce a mantenere i suoi spazi, le sue abitudini, anche quando si è insieme. Io questa cosa per me è fondamentale. A inizio luglio invece vado a trovare Ilaria nel Monferrato, che è una ragazza conosciuta durante il retreat di giugno in Sicilia. Quindi anche lei, parto la mattina prestissimo, vado in realtà in giornata, ma è pur sempre un viaggio, prendo la macchina, vado a casa sua, facciamo colazione, facciamo un giro, mi porta in una piscina su questa collina con una vista incredibile, ed è stato bellissimo condividere, parlare veramente tanto, aprirsi tantissimo a qualcuno che conosci poco ma sai che ti capisce benissimo, e passare una giornata così insieme. Come hai potuto capire, sono una persona che ama fare amicizia, conoscere persone, ed è molto portata a fidarsi degli altri. Quindi anche il viaggio di fine luglio in realtà nasce da una conoscenza online fatta su Instagram di un ragazzo che viaggia tantissimo per lavoro. Tra l'altro molto bravo a fare queste foto, quindi iniziamo a parlare della passione in comune dei viaggi e della fotografia. A maggio, tornando da un viaggio, mi fermo a Bologna e ci vediamo per un caffè. In quell'occasione mi dice: ma come, non sei mai stata a Formentera? E io: no. Così mi dice: guarda, io a luglio sarò lì per una decina di giorni da solo, è anche il mio compleanno, se ti fa piacere vieni, ti ospito qualche giorno, così non festeggio da solo. Quindi io mi ritrovo a maggio a prenotare un biglietto aereo per luglio con una persona che ho visto una volta. Inutile dire che è stato bellissimo, anche perché lui andava lì veramente da tanti anni, e quindi mi ha fatto scoprire una Formentera non con la ressa, non con Casino, tutte quelle calette più nascoste, più piccole, più isolate, massima libertà. Ho amato questa cosa di Formentera, la normalizzazione di cose che in Italia ancora sono un po' fuori dal mondo. Ho superato tanti miei limiti, abbiamo conosciuto altra gente. Formentera poi è veramente bellissima, natura, un mare che non ne parliamo,
tramonti incredibili, quindi veramente anche questo è un viaggio che porto nel cuore, anche perché poi sono rimasta in buonissimi rapporti con questa persona, ci siamo trovati bene, siamo riusciti a sintonizzarci nonostante praticamente non ci conoscessimo, e per una persona come me abituata a vivere da sola, a viaggiare da sola, tutte queste esperienze mi sono servite davvero tantissimo. Ma arriviamo ad agosto. Ad agosto avevo dei piani che sono saltati e quindi mi sono ritrovata a dover rivedere tutto. Non avevo un budget per andare in vacanza, non avevo alcun programma, mi metto un po' alla ricerca e decido di approfittare di un'opportunità di Workaway. Quindi inizio a cercare sui siti che fanno appunto scambio lavoro con vitto e alloggio e trovo un'occasione, in realtà non su un'applicazione particolare ma in un gruppo Facebook. Trovo questo ragazzo che mi scrive e mi dice: guarda, non so se è l'esperienza che cerchi, io vivo in barca a vela, organizzo gite in giornata o di qualche ora, appunto giornata intera, in Liguria in barca a vela. Puoi stare tranquilla, tanto noi la sera dormiamo in porto, ci conosciamo tutti quelli delle barche, tu sei libera comunque di fare le tue cose, hai vitto e alloggio pagato e intanto ti fai questi giorni di barca. Per me puoi venire quando vuoi e stare quanto vuoi. Io ovviamente me ne sono sentita dire di tutti i colori: non ti fidare, da sola con un uomo in barca, chissà cosa fa, ma poi guarda che in barca si lavora tantissimo. È stata un'esperienza anche questa stupenda, perché in realtà non facevo chissà cosa di faticoso, davo una mano a servire, ho avuto la possibilità di conoscere ogni giorno gente diversa che faceva le gite, di confrontarmi con ragazzi giovani, ragazze giovani, signori a certa età, famiglie, e quindi ti metti anche alla prova nel capire con quanto sei brava a relazionarti con le persone, e io me li ricordo tutti. Ho avuto la possibilità di vedere i fuochi d'artificio del mare, un sacco di stelle cadenti, i delfini così che ci nuotavano attorno. Io ho passato 10 giorni in barca mantenendo le mie abitudini, alzandomi presto al mattino, mi allenavo, poi si usciva in gita. Ho imparato un sacco di cose sulla barca, ho provato a timonare, a capire il vento, a sentire il vento, a fare alcuni tipi di nodi. Quindi è stato veramente un'esperienza che ho fatto totalmente gratuita e molto molto bella, e che mi ha dato tantissimo. E anche lì ho imparato a stare in mezzo alla natura, in mezzo al mare, con pochissime comodità, a contatto costantemente con persone sconosciute, e quindi tutto questo inevitabilmente ti cambia. Ovviamente il viaggio non poteva filare tutto liscio e finire come avevo previsto e programmato. Per questo ho smesso praticamente di programmare le cose. Infatti l'ultimo giorno, quando stavo per andare via, conosco 3 ragazze che mi dicono: no, aspetta, ma dove vai? Ma no, ma facciamo serata tutti insieme, dormi con noi e domani ti accompagniamo noi tornando a casa a Milano. E quindi ancora una volta ho annullato il biglietto che avevo organizzato di rientro col treno per rimanere un giorno in più. Quindi siamo uscite a cena, abbiamo fatto serata, il giorno dopo siamo andati al mare a Noli, abbiamo passato tutta la giornata insieme, mangiato un sacco di focaccia buonissima e poi mi hanno riaccompagnata loro tornando appunto a Milano. Ma arriviamo a, credo sia il penultimo viaggio, ovvero settembre, volo a Londra da Suki, una ragazza conosciuta anche lei durante il retreat di giugno in Sicilia. Con lei ho stretto un rapporto bellissimo, fatto di amicizia, di sorellanza tra donne, di crescita, di aiuto anche a livello professionale a vicenda, quindi veramente è un rapporto che mi ha arricchito tantissimo. Abbiamo passato questi 4 giorni insieme, fatti tantissimi chilometri percorsi, camminate in una Londra molto fredda ma anche molto soleggiata. Ad ottobre invece c'è stato quello che poi si è rivelato essere l'ultimo viaggio di una lunga serie, proprio a causa di un infortunio avvenuto durante questo viaggio. Ho prenotato questi 12 giorni in Sicilia, nel B&B dove ci avevano portato ad arrampicare durante il retreat di giugno.
Quindi conosco questo, vedo questo posto, mi innamoro di questo B&B in mezzo alle campagne, conosco i ragazzi che lo gestiscono e insieme a Valentina, un'altra ragazza che era al retreat con me, decidiamo di andare, lei per un mese, io per una, per circa 12 giorni, ad ottobre, e fare il corso d'arrampicata. Peccato che chi mi segue su Instagram, vi lascio anche il link del profilo, lo sa, mi sono rotta la caviglia il secondo giorno e quindi poi non ho più potuto viaggiare perché sono stata operata, eccetera, eccetera. La cosa bella è stata che lì ho avuto la prova di come in viaggio le persone che puoi conoscere hanno un'anima diversa, io non lo so, ma io sono stata aiutata tantissimo, sono riuscita a godermi comunque i 10 giorni di viaggio, davvero è stata un'esperienza che mi ha dato tanto e mi ha fatto crescere tanto, perché lì è proprio nella pratica come cadi e ti rialzi, come anche un imprevisto può rivelarsi una cosa bella. Io mi sono divertita tantissimo e sono anche un po' grata a tutto quello che è successo, perché non cambierei nulla, tutto è andato come doveva andare. Mi sono fatta male, mi sono divertita, me la sono goduta, ho avuto la possibilità di passare più tempo con alcuni viaggiatori che poi dopo ho anche rivisto, ho avuto la possibilità di pensare tanto, di scrivere tanti degli articoli che ho avuto che poi ho pubblicato sul mio blog, ho avuto la possibilità di riflettere tanto, di pensare tanto e poi anche di arrivare a prendere la decisione di mollare tutto e partire per l'Australia. Quindi tutto questo per dirvi che cosa? Che semplicemente aprendosi alle persone e al mondo, cogliendo opportunità, occasioni, dando fiducia, accogliendo gli altri anche nelle proprie vite, si possono veramente avere molte più possibilità di viaggiare, di crescere, di imparare. E non servono tanti soldi, basta cercare delle promozioni giuste, basta usare le applicazioni giuste e pian piano vedremo poi insieme anche tanti piccoli trucchetti, tante piccole indicazioni. Quindi vuoi viaggiare ma è un basso budget, oltre alle promozioni magari cerca delle occasioni di volontariato, woofing, workaway, ce ne sono veramente tante. Quindi niente, questa è stata la mia esperienza di come con poco e da sola io sono riuscita a portarmi a casa più di 12 viaggi nonostante mi sia rotta la caviglia praticamente al 10° mese dell'anno, come sia riuscita a arricchire la mia vita di persone fantastiche e di esperienze fantastiche. Ovviamente questa catena non si interrompe e sta continuando. Quindi se questo video ti è piaciuto, lascia un like e ti aspetto nel prossimo video.